Racing countdown engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. Sei venuto a trovare il tuo professore, eh? Non ho tobello. No, no, siamo andati a Santa Lucia allo scalo. Ah sì? A vedere le barchette. No, no, a domandare a che ora arriva papà col segesta. Che c'è? Ecco mamma che apre di nuovo la bocca. Per carità. Da 3 giorni apre la bocca così. Ma non è niente, sai, no, la mamma così sbadiglia. Non è vero, signora? Ecco, sì, sbadiglia, sì. No, no, è qualcosa che viene proprio da qui, guarda, proprio qua. Ma che dici, benedetto figliolo? Sì, debolezza di stomaco, lo ha detto lei. Ecco, sì, bravo, un po' di debolezza di stomaco, nient'altro. L'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello, un testo comico ma anche grottesco, si ride però con un fondo sempre amaro. Fortunatamente sì, però non c'è nemmeno in fondo sfizio a ridere, no? E ridere e basta è una deliziosa cosa alla Stanley Olio, qui invece si pensa. Infatti è quello che veniva definito teatro umoristico, da cui poi Edoardo, Peppino e Titina mutuarono il nome della loro compagnia, si chiamava Compagnia del Teatro Umoristico di De Filippo. E questa è un po' la palingenesi, questo testo dell'umorismo pirandelliano, uno dei testi più apparentemente, francamente comici, ma con una satira violentissima ai costumi sociali, e alla maschera che ognuno di noi deve indossare e alla rispettabilità che si deve mantenere in società. Tutto il teatro di Pirandello poi è così. Particolarmente, al di là di alcuni grandi capolavori come I sei personaggi o come Questa sera si recita a soggetto, dove pure questa problematica è tangibile, qui è proprio il fulcro della commedia. Eh sì, sì, è un'opera scritta in un modo quasi divino. Io quando sono stato a Catania, che ha coprodotto con noi lo spettacolo, come per, non voglio fare paragoni eccessivi, ma come succedeva in Dante, tu in Pirandello puoi trovare 1000 letture diverse, in ogni piega del testo, in ogni piccola sfumatura, nelle didascalie, dalla prima all'ultima battuta. E quello è il bello, si presta a 1000 interpretazioni diverse. Noi ne abbiamo adottata una particolarmente ardita, che però funziona, insomma, diciamo che torna tutto, ecco. Lasciata lì da 3 anni dal marito, no? Si trova purtroppo. Che? In una situazione terribile, disperata. Ah no, caro, io queste cose non le faccio, non voglio mica avere a che fare con il codice penale io. L'amarezza è il risultato, perché in questo gioco delle parti in cui l'uomo sembra l'uomo ma in realtà poi non è l'uomo, forse è più la bestia, e la bestia è più uomo di quello che sembra, e la virtù, che virtù proprio non è, alla fine risulta una donna vittima ma anche in qualche modo carnefice del suo uomo. Questo gioco di ruoli, devo dire, corrisponde esattamente ad una precisa volontà da parte di Pirandello, al di là del gioco delle parti, del racconto fra l'apparire e l'essere. Pirandello ci dice una cosa molto importante, che nell'essenza dell'apparire esiste una virtù che è determinata da come appunto l'esistenza la si mette in pratica, e questo gioco sul filo dell'ironia in qualche modo rivela proprio questo meccanismo. Potrebbe essere altrimenti, è solo una donna, sola, e poi sì signori, accade,
quello che non si può più rimediare, tragico per lei e buffo per tutti gli altri. Che posso... domanda, già il fatto di dire faccia la virtù mi sembra proprio una roba unica. È una virtù curiosa, devo dire che Giuseppe ha costruito un percorso a questo personaggio insolito, di una donna che sì, tra virgolette virtuosa, ma non lo è, come tutte le cose che succedono in questa opera di Pirandello meravigliosa, che poi si trasforma in una bambola, in una geisha, in una donna che è sottomessa al volere di Paolino per poter poi sedurre il marito, e per cui è un percorso molto interessante da fare, perché i personaggi poi di Pirandello sono profondi, sono curiosi, sono introspettivi, e nello stesso tempo sono delle maschere, per cui ogni volta, ogni sera che si va in scena e si recita, si pensa a quello che si fa, e questo è un bellissimo lavoro per un attore. No, ma come ti sei impiastricciata? Una Bertuccia! Una Bertuccia vestita sull'organetto! Na, na, ra, ra, na. Ah, ma che abbondanza! Ma professore, non è sbalordito anche lei? Io dico che la signora si è messa su con una certa cura, eh. Una certa cura, dice lei, cura? Si è mascherata, si è scodellata tutta! Ma, Francesca... La bestia è un personaggio fantastico, molto difficile da imparare, perché è scritto tutto in esclamativo e quindi bisogna un po' serpeggiare e trovare dei colori. Però sembra che abbiamo trovato un punto giusto e anche una sorpresa sulla sua bestialità, che è una bestialità... che poi l'uomo riconosce, insomma, come vincente. Diceva proprio... È un falso perdente, capito? È un falso cornuto, ma insomma non si può dire troppe cose. Dimmi se ridi a questa cosa qui, qua, mi viene in mente ora. È un verso di un antico poeta. E una mucca innocente fu arrestata per aver scritto su un prato che cacata. Fatto... Lo vedi, è l'animale, è la bestia. È l'animale, è la bestia che è in noi. Grazie.